Bentornati al nostro appuntamento consueto settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati e siamo alla terza puntata del 2022, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto, quella lì. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana precedente. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato gli investimenti e la nostra vita sociale. Ne parliamo in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo prima di tutto dalle notizie. Fra le notizie più importanti della settimana, sicuramente il fatto che Apple ha dovuto sottostare al controllo della vigilanza dell'Olanda, dei Paesi Bassi, nella disputa relativa alle opzioni di pagamento di Atri banata dalle app utilizzate per il dating, che avevano obbligo imposto da Apple fino a poco tempo fa di non poter utilizzare altre forme di pagamento se non Apple Pay. Altra notizia molto interessante è quello che il London Stocks Exchange, LSE, ha proposto un mercato speciale per le società private per poter andare a scambiare pubblicamente le loro azioni in borsa solo in determinati giorni della settimana. Notizia che è stata riportata dal Wall Street Journal il sabato, nella giornata di sabato 15, citando una persona che ha familiarità con la questione. La mossa fa parte di un piano per attirare aziende tecnologiche in rapida crescita a quotarsi in Gran Bretagna, sulla scia ovviamente della Brexit, o questo quello che ha affermato il Wall Street Journal. Terza notizia, GlaxoSmithKline sabato ha dichiarato di aver rifiutato un'offerta da 50 miliardi di sterline da Unilever per la sua divisione dei beni di consumo, dicendo che questa avrebbe svalutato fondamentalmente l'attività e le sue prospettive future e che si sarebbe invece attenuta al suo piano di scorporo dell'unità. Torniamo a parlare di indici. Indici americani che hanno sicuramente performato leggermente meglio della scorsa settimana, ovviamente se comparata alla settimana precedente. Iniziando dall'indice regina, o re, dipende da come volete definirlo, lo Standard & Poor's 500 ha la performance che si è avvicinata a un più 0,9% su base settimanale. Il Nasdaq, dato per spacciato fino a due settimane fa, ha incassato un quasi 2% di aumento, fermandosi a un discreto 1,9%, che comunque ha ridato fiato agli investitori. L'indice Dow Jones invece praticamente è rimasto piatto e si ferma alla parità completa, finendo per non essere né carne né pesce. Nel complesso però è stata una settimana più distensiva, almeno per quanto riguarda i mercati americani, che hanno sofferto molto di più da inizio anno. L'indice mondiale è invece completamente in controtendenza, avendo chiuso la settimana che inizialmente sembrava praticamente un piattume in totale rosso, andando a segnare una perdita di un meno 1,17%. Diciamo la verità, non è che sia un granché di perdita, data che la flessione è così minima, ma considerando che questo indice include anche quasi un 50% degli Stati Uniti d'America, sicuramente è una performance che salta all'occhio. In Europa invece la settimana è stata molto particolare, con il FTSE 100 londinese che restituisce ai propri investitori un più 1,34%, mentre in Germania il DAX è stato praticamente fermo, con performance sicuramente leggermente migliori di quelle del Dow Jones Industrial Average, ma con un incremento comunque di un 0,25%. In generale però gli indici europei sono in rosso, con la Svezia e la Russia che hanno toccato quasi un meno 4%, Italia invece che segna una leggera flessione con il FTSE MIB di poco sotto al meno 0,3%. Continua a stupire per la seconda settimana positiva l'indice polacco il WIG, che anche questa settimana ha restituito un più 3% abbondante ai propri investitori. Le migliori prestazioni invece al di fuori del mercato europeo le vediamo in Brasile con un più 3,5% e con l'Arabia Saudita con un più 4% abbondante di guadagno, ma anche la Cina ritorna in auge con l'Hang Seng che segna un più 3,7%. Andiamo invece a vedere i settori maggiormente performanti e sottoperformanti del mercato statunitense, come sempre che è il mercato principale. Continuano a trainare gli stessi settori della settimana precedente, anche se la corsa in questo caso rallenta leggermente, con l'energetico vicino a un più 7% di guadagno, mentre l'oil and gas poco sopra il 4,5%. Anche il mercato dell'espedizione e della logistica guadagna un bel più 4% abbondante.
Invece i personal products trainano in negativo con un meno 8% abbondante, seguiti anche dai basic materials, i materiali di base, che toccano quasi un meno 6%. Andiamo a parlare di criptovalute, l'ultima settimana che sembra in ripresa. Se si guarda il crypto total market inclusivo del Bitcoin, dato che per molti nella settimana prima sembrava dato per morto, ha invece incassato un più 5% abbondante alla data di sabato, cioè 15 gennaio, quando ho registrato questo video, e ha fatto ritornare ai livelli di questo indice di più o meno a quelli del 5 gennaio scorso. Bitcoin, che al momento della scrittura di questo video, sempre 15 gennaio, guadagna un più 3% su base settimanale, mentre Ethereum sfiora il doppio con un 6,95% di guadagno. Il BNB, Binance Coin, addirittura sta quasi a un più 14%. Fra le valute a grossa capitalizzazione non ci sono particolari token in calo da segnalare. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati che riguardava la settimana appena conclusa. Spero che questo contenuto sia stato sempre apprezzato e di gradimento, e se così fosse, per favore ti chiedo di farmelo sapere lasciando un commento qui sotto e un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube. Inoltre, se sei nuovo a questo canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati, come ogni lunedì, ritorna lunedì prossimo, e invece noi domani ci vediamo con un nuovo video. Anche per oggi è tutto. Ciao!